Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di Volumetrica Trading. Stavo cercando di vedere se riuscivo a beccare sto pullback, ma mi stanno cacciando fuori di continuo. Facciamo l'ultima live, vediamo se riusciamo a beccare sto pullback nei minimi di distribuzione. E dopodiché, eccolo qua, vediamo se riusciamo a beccarlo stavolta. E lo lasciamo correre un attimino, almeno fin sti massimi qua, se ci arrivo. Va bene, intanto buonasera a tutti e benvenuti al webinar di Volumetrica Trading. Ecco, queste cose non si dovrebbero mai fare quando si trada si dovrebbe solo tradare, però la posizione era buona. C'era una bella possibilità di rimbalzo e mi sembrava carino poterla riuscire a prendere. Vabbè, lo lasciamo correre fino al poco se ci arriva e vediamo se questa volta il mercato ci dà un po' di ragione. Buonasera a tutti e benvenuti a Webinar Volumetrica Trading. Intanto, innanzitutto, leggiamo il nostro disclaimer prima di cominciare. Allora, un attimo che arrivo con il disclaimer. Eccolo qui. Disclaimer. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, il presente webinar non costituisce sollecitazione all'investimento. Tutte le informazioni, comunicazioni e analisi che proposte non siano alcun modo a considerare come consulenza in materia di investimenti, ex articolo 1,5, eccetera, eccetera, e non sono nemmeno raccomandazioni standardizzate rivolte al pubblico indistinto. Di queste ultime, tuttavia, esserebbe con alcune caratteristiche, date che il tipo di messaggio non è personalizzato in quanto non è personalizzato, in quanto non è prestato a persona nell'ambito di un rapporto bilaterale con una specifica persona e non è presentato come adatto per una specifica persona. Chi sta parlando, Volumetrica Trading, non conosce alcuna informazione relativa alle caratteristiche personali degli utenti collegati a questo canale, specie flussi reddituali, capacità di studiare le perdite, consistenza patrimoniale, situazione finanziaria, conoscenze ed esperienze, condizione psicologica, orizzonte temporale, obiettivi di investimento. Discendiamo dal farlo, ma chiunque assuma posizione coerente con l'analisi proposta lo fa sotto la sua totale esclusiva responsabilità. Gli iscritti al gruppo, gli iscritti al webinar, chi sta partecipando al webinar, devono essere consapevoli che l'operatività sui mercati finanziari comporta un rischio elevato. In particolar modo si consiglia di non intraprendere nessuna operazione a coloro che ritengono di poter impiegare il proprio denaro senza rischio operando sui mercati finanziari, attendendosi un risultato costantemente positivo. Le analisi, le informazioni e le opinioni qui esposte, sebbene frutto di un'elaborazione accurata, vengono fornite solamente a scopo didattico e vengono fornite senza nessuna garanzia né esplicita né implicita. Chi si espone qui in questo webinar declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque per qualsiasi perdita, responsabilità, costo, pretesa, sborso, danno altro, diretto o indiretto, negligenza compresa derivante dall'attivo di porre in essere una priorità coerente con le analisi proposte. Bene, intanto ci possiamo mettere a break even, ok? Vediamo un po' poi se il mercato cosa ci farà, se ci darà qualche soddisfazione oppure no. Andiamo intanto a fare un'analisi dei mercati in generale, è un mercato insomma che stanno in questo momento spingendo notevolmente al rialzo, come stiamo vedendo ormai neanche la notevole spinta ribassista ieri sera dello Standard & Poor's è riuscito in nessuna maniera a scalfire quello che è il rialzo sottostante dei mercati. Ieri sera c'è stato un assorbimento veramente molto 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 importante dell'S&P in area, adesso andiamo a vedere l'assorbimento di ieri sera, che è stato qualcosa di stravolgente, di veramente importantissimo, e lo andiamo a vedere ora. Adesso andiamo a tirare fuori l'S&P, eccolo qua, l'assorbimento di ieri sera. Questo qui c'è stata una cosa, e lo vediamo poi meglio nel 30 minuti, lo riusciamo a vedere meglio nel 30 minuti, c'è stato qualcosa di veramente eccezionale nell'S&P, come sono riusciti veramente in un'ora e mezzo ad assorbire tutta questa zona, cioè hanno tentato, è stato bellissimo perché ieri sera avevo fatto un post appunto, intanto stiamo andando quasi ad obiettivo, eccoci qua. Siamo arrivati quasi al POC, eccoci qua, vedete che siamo arrivati all'obiettivo, lo chiudiamo perché sto facendo il webinar, se no non riesco più a seguire né il webinar né l'operazione. L'abbiamo chiusa, l'obiettivo era comunque il POC di distribuzione, perché cercavo di entrare lì, ho ottenuto forse gli stop un po' troppo stretti, sì, cercavo di entrare lì perché eravamo comunque in livelli di minimi di distribuzione e soprattutto anche cos'è che avevo visto che mi faceva, cos'è che avevo visto soprattutto anche che, scusate solo un secondo, scusate un secondo.
scusatemi, ecco qua. Cos'è che mi aveva fatto, cos'è che mi aveva fatto pensare che lì ci fosse un punto di svolta per quanto riguarda il Nasdaq? Mi ha fatto pensare che lì ci fosse un punto di svolta e purtroppo hanno breccato 2 o 3 volte in più, per cui mi hanno beccato 2 stop in più, come avete visto in diretta. Ok, mi ha fatto pensare perché in questo punto, come vedete, l'S&P aveva un iceberg molto molto potente e non riusciva a scendere, nonostante la grossa spinta che si era creata a ribasso per cercarlo di portarlo verso il basso, verso il pocket di distribuzione, non è riuscita perché era molto molto resistente. Quindi quella resistenza, ovviamente, preferisco sempre aprire magari una posizione long sul Nasdaq che ha una volatilità maggiore, mi dà, diciamo, più spinta, diciamo, in uscita, ok, piuttosto che andare ad aprire un S&P. Quindi l'S&P in questo momento, come avete visto, è stato oggetto di un iceberg molto potente in 2 situazioni, una e una due. Quindi contestualmente io ho cercato un long sul Nasdaq, dato che comunque eravamo in un punto di distribuzione favorevole a cercare un long per andare, diciamo, eravamo in un punto di distribuzione, ed eccolo qua, molto favorevole per cercare un long, eccolo qui, ok, un punto di distribuzione molto favorevole per cercare un long per andare nuovamente al pocket. È ovvio che il top, diciamo, avrei dovuto aspettarlo al day meno 2 POC, che sarebbe in confluenza anche con i minimi della distribuzione. Ok, però diciamo che, essendo questo comunque un punto abbastanza, anche qui, essendoci una rovoli umare e avendo notato quello che stava succedendo sull'S&P, ho, diciamo, preferito, scusate ancora un attimo, ma sembra che stasera... Sì, eccoci qua. Quindi questo mi ha fatto pensare, ok, che potessi avere la possibilità di poter andare nuovamente al poker di distribuzione. Ovviamente ho beccato 2 stop, vabbè, stata pazienza, e li abbiamo comunque poi ripresi con la corsa che abbiamo fatto successivamente. Quello che è importante è comunque mettere sempre i suoi stop, ok, e non lasciare mai correre posizioni in perdita. Questa è la cosa assolutamente importante prima di tutte le cose. Quindi ecco perché, diciamo, ho aperto quel long sul Nasdaq. Comunque diciamo, l'assorbimento è assolutamente importante, lo vediamo qua con questa barra volumetrica molto importante, 1.270.000. Ieri notavamo, avevo fatto un post perché era stato molto simpatico vedere cosa, che sull'IS 34 range, sui nuovi massimi che stavano facendo, non c'erano assolutamente vendite. Lo vediamo esattamente da qua. Guardate qua bene una cosa, ok? Stavano andando sui massimi, ecco, questi sono i massimi di ieri, e praticamente vendevano pochissimo, molto molto poco. A un certo punto il mercato, perché il concetto fondamentalmente è perché un mercato sale? Sì, perché c'è interesse. Questo almeno è la mia view, è il mio punto di vista, il mio studio sui mercati, ok? Perché un mercato sale? Perché sì, da un certo punto di vista c'è interesse a farlo comprare, ma un mercato sale anche per effetto di ricoperture che ci sono, ovviamente, no? Quindi, se noi troviamo, come in questi casi, ok? Se noi troviamo un mercato che sui massimi, ok, vende in maniera importante, continua a vendere in maniera importante, è ovvio che se da questa fascia di prezzo, che sono circa 20-30 punti standard pure, il prezzo poi non se ne va, ovviamente chi sta vendendo qua non vende come noi un contratto, 2 contratti, 3 contratti. Chi sta vendendo qua vende, diciamo, vende migliaia di contratti. Quindi è ovvio che a un certo punto, se il prezzo non dà soddisfazione a chi ha venduto qua, ovviamente a chi ha venduto qua in maniera aggressiva, e come lo vediamo qua dai nostri indicatori, a fronte c'è chi ha comperato in maniera passiva, ok? Quindi si è messo in acquisto limit e si è fatto vendere addosso, ok? A un certo punto chi ha venduto non aveva più munizioni, non aveva più fiato per vendere, chi ha comprato a un certo punto ha cominciato a comprare, e cos'è il naturale decorso di questa cosa? Cos'è? Uno scoppio di ricoperture. Quindi il mercato, una volta rotto questo trading range, ha immediatamente innescato una serie di ricoperture che hanno portato il prezzo in area 4070. Se ricordate, la settimana scorsa avevamo parlato molto bene di area 4070, un'area che continuava ad essere mantenuta dall'S&P, ok? E in effetti, ancora una volta, a 4070 cosa è successo? Guardate bene qua, ancora nuovamente sono entrate delle vendite molto aggressive, molto importanti, perché andiamo giù, vedete, queste linee rosse e verdi sono quelle, diciamo, che mi rappresentano un livello di attenzione, chiamiamo così. Se
Guardate come l'indicatore è andato in maniera pesantemente sotto le linee rosse. Le linee rosse sono tarate circa 2K, 3K, siamo andati a 14-15K, quindi il mercato in relazione di quei massimi di 4.070 ha cercato di vendere nuovamente. E guardate, hanno cercato di vendere nuovamente anche man mano che salivano. Finché a un certo punto il mercato cosa ha fatto? Ah, scatto di ricopertura un'altra volta. Ieri sera hanno provato di vendere di nuovo e boom, scatto di ricopertura un'altra volta. Quindi è un mercato che continua a salire, ok, a mio avviso, ok, non secondo me in base ad acquisti veri sul mercato, ma a ricoperture che continuano ad esserci. Intanto guardate, vedete che il Nasdaq, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che è il poco di distribuzione, eccolo qua, davvero un attimo di pazienza, è ovvio che finché stai parlando, cioè quando si tratta bisogna essere concentrati su quello che si fa, però il nostro, diciamo, poco di distribuzione era il nostro obiettivo, l'ha raggiunto, ok? Quindi il mercato in questo momento sta salendo per effetto di ricoperture e come vedete, ok, e ieri qual era la cosa molto simpatica che succedeva ieri? Che in relazione di questi massimi, vedete come mancavano assolutamente le vendite. Non c'erano più vendite, ma già dall'altro giorno non c'erano più vendite. Vedete che sotto non si scendeva sotto una certa quantità, quindi erano già 2-3 giorni che non c'erano vendite. Ieri sera, nuovamente, è riuscita qualche vendita un po' importante. E oggi cosa è successo? Il mercato di colpo, boom, ricoperture nuovamente. Ancora adesso, vedete, continuano a tentare di vendere, ma il mercato sta veramente resistendo in maniera impressionante a qualsiasi tentativo di vendita, cioè è un mercato che non si vuole fermare, è un mercato che nonostante quindi ecco, questo è un aspetto molto molto importante dei volumi, ok? Vedere, ok, vendite molto molto importanti non vuol dire che bisogna shortare, cioè se il prezzo, cioè se la price action è positiva come in questo caso e queste vendite, come abbiamo visto prima sul nostro volume, eccolo qua, e queste vendite vengono completamente assorbite, ok? E il prezzo da qui riparte per andarsene ancora più su, ok? Vuol dire che quello, cioè, è un segnale assolutamente long, è un segnale che ci sta a dire, caspita, che nonostante l'aggressività da parte dei venditori, i compratori non sono riusciti in alcuna maniera, in nessuna maniera, ad impensierire i compratori. Lo vediamo qua, guardate bene qua, dove abbiamo molto evidenziato molto bene i big trade. Guardate come hanno aggressivamente cercato di vendere oggi pomeriggio, poi andiamo a vedere di ieri sera perché è veramente interessante lo stesso ieri sera. Guardate come hanno cercato aggressivamente di sbattere in giù il prezzo, ma vedete il rotolo swing, hanno ritestato lo swing, assorbimento e su di nuovo. Cioè il mercato non ha addirittura neanche intenzione di ritornare al POC per cercare di distribuire all'interno di questa distribuzione oggi. Quindi è un mercato, diciamo, che mettersi short, cioè uno si mette short perché dice, oh, ok, io di macro penso che il mercato dovrà scendere, per cui mi metto short, punto e fine dei discorsi, e non se ne parla più, ok? Oppure mettersi short in questo momento è veramente molto, molto, molto rischioso. Qua ogni pullback al momento è buono per comprare. Io, vi ripeto, non faccio, come avete visto, long, faccio molto molto scalping in questi giorni e faccio pochissimi punti perché comunque vedo che è un mercato, per me, a mio avviso, seppur long, molto pericoloso, non mi piace, ok, perché è un mercato che non rispecchia secondo me quello che è la situazione attuale, è un mercato che sta vedendo i price earnings in questo momento, i PE10, quelli basati sulla media di 10 anni, che toccano quota 46-47, quindi siamo due deviazioni standard più alte rispetto alla media, quindi in una situazione di molto ipercomprato, se vogliamo vederla così, ok? Solo mi sembra, poi dopo magari ve la faccio vedere dove l'ho trovato, dopo magari ve lo faccio vedere perché è interessante, è interessante. Ah, vediamo se l'avevo salvato da tra i preferiti, attendete un attimo perché è veramente interessante, però è ovvio che questa cosa, eccolo qua, è lo Schiller PE ratio, eccolo qui, lo Schiller PE ratio, è ovvio che questa cosa non deve essere presa ovviamente, perché siccome lo Schiller PE ratio è là sopra, ok, è il momento di vendere, assolutamente no, assolutamente no. Guardate qua, lo guardiamo ora, lo Schiller PE ratio, eccolo qui.
Questo qua praticamente cos'è che rappresenta? Questo rappresenta negli ultimi, beh, possiamo andare a vedere anche negli ultimi 30 anni, ok? Rappresenta negli ultimi 30 anni quello che è, diciamo, il rapporto, voi sapete che il PE è il rapporto tra il prezzo di un'azione e la capacità di fare guadagno di quell'azione, cioè di guadagnare, cioè, diciamo, quanto guadagna quell'azienda. Quindi se io ci sono 100 azioni e price earning sarebbe, no? E mi perdonerà chi sa meglio di economia di me di queste cose, ok, però io così la conosco ed è più o meno così, però insomma, ecco, mi perdonerà se dico qualche castronata, chi sa meglio di me di macroeconomia queste cose, però il concetto è il rapporto tra il prezzo di un'azione e la sua capacità e il suo utile, diciamo, il prezzo utile, ok? Quindi quando ovviamente il prezzo sale in maniera, diciamo, importante, ok? E dall'altra parte, diciamo, l'utile, diciamo, però rimane costante o non sale, diciamo, proporzionalmente a quanto sale l'azione, ovviamente il rapporto tra il prezzo dell'azione e il suo earnings, il suo guadagno, è destinato a salire, ok? Quindi, e questo rappresenta il price earnings, ok? Il Schiller PE ratio rappresenta appunto il price earnings dello Standard & Poor's 500, eccolo qua, lo vediamo qui, e come possiamo vedere, stiamo toccando livelli. Allora, questo qua abbiamo la bolla, diciamo, tecnologica del 2009, dove era andato, diciamo, in area molto molto alta. Questo però è quello, diciamo, mi sembra normalizzato, non lo conosco bene, comunque io guardo questo solitamente, però per farvi vedere, ecco che questo è il 2000-2001, quando abbiamo avuto la bolla, diciamo, tecnologica. Se guardiamo gli ultimi 50 anni, ok, vediamo addirittura l'87 eravamo qua, quindi stiamo vedendo che i massimi toccati praticamente nel febbraio 2018 e gennaio 2018, ok? Avevamo già dei price elevati, ma comunque ora siamo addirittura molto più alti rispetto a quei price earnings, ok? Queste sono standard deviation rispetto a, diciamo, quelle che sono, diciamo, quello che sarebbe la normalità. La normalità è il fair value, questo qua, diciamo, verdolino, ok? Qua su Rosetta siamo già in a bubble, qui ci dice che siamo in an extreme bubble, ok? Quindi ci sta dicendo che i prezzi sono sopravvalutati in base a questo tipo di indicatore, no? Però detto questo, non è ovviamente che perché i prezzi, lo dice lui, che sono sopravvalutati, sono destinati a scendere. Detto questo, bisogna comunque non diciamo bisogna comunque fare attenzione, perché comunque, voglio dire, il momento in cui sai che tu un prezzo è sopravvalutato, devi stare molto molto attento a prendere delle posizioni di medio termine, ok? Quindi io in questo momento, come ho sempre detto, preferisco fare scalping, operazioni di breve termine, e diciamo su evidenze fare sempre il long se c'è l'evidenza di fare il long, per prendere il pezzettino, i 20 punti, i 30 punti, i 40 punti di Nasdaq, e va bene così. Insomma, questo è il concetto. Adesso qui prima, se ecco, vedete il Nasdaq come comunque continua la sua salita seguendo lo Standard & Poor's, perché in questo momento è assolutamente in Standard & Poor's. Quindi quello che voglio dire cos'è? Che, ok, nonostante vedete come continua il mercato a vendere, nonostante questo, il prezzo continua, si dice, ad assorbire, quindi continua ad assorbire le vendite, e per effetto della rottura del range, in automatico scattano le ricoperture e il prezzo se ne arriva su nuovamente. E questo, diciamo, è quello che sta succedendo in questo momento. Quello che è interessante vedere è quello che è successo ieri sera. Andiamo a vedere bene quello che è successo ieri sera, eccolo qua. Scusate, eccolo qui. Quello che è successo ieri sera nell'ultima parte della sessione, eccolo qui. Vediamo bene come hanno cercato nuovamente e pesantemente di vendere una, due e tre, ma nonostante queste vendite pesanti, il prezzo non è riuscito minimamente a scalfire. Si vede molto bene nel chart a 30 minuti. Adesso andiamo ad aprirci il chart a 30 minuti. Aspetta che cambio workspace e che vado sul chart a 30 minuti, andiamo a vedercelo. Guardate sul chart a 30 minuti come si... Ah no, scusate, perché ho preso il Nasdaq. Ah, un attimo, adesso prendo lo Standard & Poor's. Guardate sul chart a 30 minuti come si vede assolutamente bene. Guardate qua, questo è ieri sera. Cioè, hanno lasciato fuori, ok? Cioè, ieri sera, guardate le barre rosso fuoco, rosso sangue, quindi vuol dire che il mercato ha cercato di spingere a ribasso in maniera, ricordo a chi ci sta ascoltando, che la colorazione delle barre in questo caso non è
in funzione del fatto che la bara stia andando su o giù, ma è solo in funzione del fatto che il volume all'interno sia aggressivamente colpito nel buy o nel bid o nell'ask. Okay? Quando è tutta rossa così, vuol dire che il volume è colpito aggressivamente nell'ask. Quindi i venditori hanno cercato in tutte le maniere di vendere, ma guardate cosa è successo, guardate. Quindi sono una, due, tre, quattro barre, guarda il prezzo, è sceso qua una volta, due volte, addirittura la terza volta ci ha lasciato il POC qua, sono risaliti, hanno cercato nuovamente di spingerlo giù, hanno rilasciato nuovamente un POC qui e oggi la sua naturale tendenza cos'è? Che oggi addirittura hanno rotto qui, stanno comprando, qua hanno cercato, vedete la barra rossa, ok, la barra rossa che lascia un POC qui sui massimi per cercare l'ultimo colpo, ma è da fare, vedete che stanno salendo rossi? Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che stanno salendo, che stanno cercando di vendere, ma non ce la fanno. Lo vediamo anche qui sul, guardate sul Volbook, è incredibile, è impressionante. Guardate come continuano ad assorbire tutte le vendite che il mercato continua a fare. Ok, vendono e in automatico adesso quando romperanno qua cosa succederà? Che il mercato comincerà a ricoprire e andranno sui massimi di nuovo. Non c'è da fare, il mercato è fortissimo, assorbono tutte le vendite che ci sono e continua a salire. Quindi la situazione attuale, e lo vediamo molto bene con i nostri strumenti, la situazione attuale è una situazione di long assoluto, ma come vi ripeto, io non smetto mai comunque di capire, di guardare cosa sta succedendo anche a livello macro, perché comunque una cosa di questo genere, considerando un po' tutto quanto, a me non convince. E quindi, ok, non mi metto a shortare, va benissimo, però se faccio i long, li faccio tutti di scalping e cerco appunto di portare a casa i miei punticini e poi andarmene fuori, che va bene lo stesso, in attesa di momenti migliori dove potremo avere una tranquillità migliore per rimanere nel mercato un po' più serenamente. Ecco, questo succede nell'IS in questo momento. Allora, vediamo le domande se ci sono. Ecco, buonasera. Se possibile, la S&P 500 e euro dollaro. Beh, dopo guardiamo l'euro dollaro. Long didattico su Nasdaq, può avere di Dow Jones Future. Grazie. Se mancano perché se mancano le vendite perché ieri è sceso. Allora chi dice Antonio? Sì, se mancano le vendite perché ieri è sceso. Beh, ieri non è sceso. In realtà, ieri hanno cercato di farlo scendere. Ma dopo, come abbiamo visto, è stato assorbito, a due ore hanno cercato di trattare quel livello, c'è stato un assorbimento tale che hanno poi alla fine prodotto il rialzo di oggi. Quindi questo è il concetto. Il concetto di ricopertura, spero che sia meglio chiaro, cioè se io vendo su un livello che è questo, ovviamente, eccolo qua, se io vendo su questo livello e poi il mercato mi rompe, cosa devo fare? Vendo ancora o faccio una martingala oppure mi conviene ricoprirmi perché io non posso mica sapere dove andrà. Metti caso come quelli che hanno venduto in area 4000 quando ero sui massimi storici, cosa fai? Ecco qua, vedi, anche qua c'è gente che ha venduto, guarda quanto hanno venduto, tutto rosso finché andava su, ma cosa hanno fatto qua quando ha rotto? Cosa fai? Vendi ancora? Probabilmente ci sarà anche qualche investitore che fa questo tipo di discorso, ma ci saranno anche altri tipi di investitori invece che ovviamente una volta rotto ricoprono le loro posizioni, quindi cosa vuol dire? Se ho venduto a 4.000, 4.020 le compro, becco i miei 20 punti di stop e non se ne parla più, questo è il concetto, questa è la ricopertura, quindi la ricopertura in automatico fa salire il mercato, non c'è da fare, ok? Perché man mano che compra la ricopertura il mercato sale assolutamente. Una domanda, ma i contratti in vendita restano attivi in attesa di uno storno o vengono annullati? Cosa vuol dire i contratti in vendita restano attivi in attesa di uno storno o rientrare sul prezzo vengono annullati? Magari se sei più chiaro, ecco, mi metti i pollicioni, vabbè, vedo che mi dite che adesso è chiaro, vuol dire che avete capito quello che vi volevo dire. Bene, mi raccomando una cosa, se ci sono delle domande sulla piattaforma, su qualche cosa che dovete fare, fatemele perché io vedevo prima che c'era, mi aveva detto Antonio che c'erano delle domande, però non vedo domande sulla piattaforma, su robe. Io intanto passo a fare un'analisi un attimo su 6E, 6E, ma c'è niente da dire, 6E, chi ci ha seguito nelle dirette che abbiamo fatto su Volumetrica Television sapeva che 1.17 era indicato come area di long. E 1,19, eccolo qua, 1,20, 1,19,90 era indicato, cioè, come area di primo target era indicato area 1,19,
per chi voleva rimanere dentro con qualcosa, il secondo target era 1,20 che è arrivato, quindi per Odora non c'è niente da dire in questo momento, se non che questo punto potrebbe essere un punto di un eventuale possibile ritorno verso area 1,17, però io non prendo nessuno short in questo momento. Io non prendo nessuno short in questo momento, perché comunque il trend di fondo è positivo e lo vedete anche voi ed è chiaro, perché comunque è venuto a testare una parte di distribuzione che potrebbe anche qui in questo punto andare su e andare via nuovamente. Non faccio quindi nessuno short in questo momento, lo aspetterò eventualmente su questo high volume node in area 1,2080 e solo su questo high volume node potrei pensare se ci sarà la possibilità di shortare l'euro dollaro. Perché? Perché qui? Perché questo è il suo punto di resistenza, ok? E se dovesse sfondare questo punto molto, molto semplicemente, molto velocemente in area 1,2150 potrei andare a ricoprirmi. Ecco, quindi 1,2080 eventualmente per considerare uno short, non prima assolutamente, non prima assolutamente. Però vi dico sempre con molta cautela e verificando sul breve termine cosa starà succedendo in quel momento, perché comunque il trend di fondo è sempre long, ok? E perché nel momento in cui andremo ad interessare questo high volume node, ok, saremo in mezzo a queste due distribuzioni e quindi siamo, diciamo, nel punto di equilibrio. Ovvio che l'aggressività può portare a dire, ok, mi metto qua al limit 1,2080, se mi va più su circa 1,2180 una figura di stop, ok, senza aspettare ovviamente questo qua, a mezza via qua 1,2130 stop, se mi va bene lo aspetto nuovamente in area 1,19, quindi potrei avere due figure di target con mezza figura di stop o tre quarti di figura di stop, quindi in questo senso ci starebbe. Intanto spettacolare il Nasdaq, perché cazzo, guardate che bello, il long che avevamo preso era spettacolare. Vi dico la verità, io l'avrei chiuso il poker, non l'avrei sicuramente lasciato andare, però ecco, c'è il concetto di prendere il long in quel punto, perché l'S&P aveva, diciamo, dato quella, ecco qui anche vedete un esempio di analisi intermarket, ok? In questo momento il Nasdaq è dipendente, non ha una sua forza intrinseca, è dipendente dall'S&P, l'analisi che abbiamo fatto sull'S&P ci aveva portato a capire che era il momento di longare il Nasdaq e non sicuramente di shortarlo, ancorché ci fosse una spinta short in alto. Vedete, voi mi dite, ma perché caspita ti sei messo a longare che c'era una spinta short in alto? Perché intanto il trend di fondo è long, ok? Perché era arrivato comunque in un punto di distribuzione che poteva dirmi che andava su a distribuire ancora più su, ok? E perché, come avete visto facendo l'analisi intermarket, ci aveva detto, no, no signore, statine fermo, perché lì il mercato può reversare, perché l'S&P, che oggi il Nasdaq c'è molto, gli va molto, diciamo, dietro, perché l'S&P ci dava questo tipo di indicazione. Vabbè, fatto questo, detto questo, e ovviamente non si può, come vedete qua, vedete come sta spingendo long in questo momento, non si può neanche pensare di shortarlo neanche adesso, perché con un S&P in quella situazione che sta... Ah, ecco, cosa avevo detto prima? Cosa avevo detto prima? Che stavano vendendo e sarebbero scattate le ricoperture. Eccola qua, vedete, boom! Ricopertura scattata, cioè non c'è niente da fare, il mercato continua a vendere, ma bonfo, bonfo, su, 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 cioè vendere in questo momento è assolutamente controproducente. Quindi, e questo è un esempio che bisogna imparare quando bisogna capire se queste indicazioni sono indicazioni di short o se queste indicazioni sono indicazioni di long. Ovviamente, se io vedo uno short che non va short, come qua, vedete che il prezzo più di tanto non si distanzia e poi lo recupera e boom, è ovvio che non si può pensare di vendere, no? Sono tutte vendite assorbite e continui recuperi e continui nuovi massimi. Vendite assorbite e nuovi massimi. Vendite assorbite e nuovi massimi. Andiamo a guardate bene, andiamo a switchare molto bene sul guardate bene come, guardate qua come continuano nei micro movimenti a cercare di vendere. Lo vediamo dalle barre qua, no? Continuano tututum, 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 e continuano a vendere, ma nonostante questo, il mercato continua e boom, e vendono di nuovo. Ma il mercato non se ne va da questo punto, non c'è niente da fare, non se ne vuole andare da questo punto. Ed è ovvio che a un certo punto, e vedete, è la responsive buy,
boh, il pallino verde di responsive buy. Quindi vendono e responsive buy, vendono, boom, fa responsive buy, e vai, a un certo punto tutti questi signori qua che hanno venduto, a un certo punto quando il prezzo comincerà ad andare nuovamente verso l'alto, cosa succederà? Pallini verdi, e si andranno a mangiare la liquidità qui sopra. Siete a fare, questo è il momento dell'IS, e questo qua non c'è assolutamente in questo momento possibilità di shortare il mercato, e probabilmente nel momento in cui shorterà non l'avrà preso nessuno, perché o lo shorti incrociando le dita pensando che speriamo che se ne vada giù, ok, perché non c'è nessuna indicazione che il mercato sia in debolezza di scendere, oppure non puoi prendere uno short da questi livelli, per quello che penso io, perché non c'è veramente, non ti danno veramente maniera e modo di shortare il mercato in nessuna maniera, perché come vedete in questi momenti, ok, il mercato è continuamente, costantemente assorbito. E andiamo a vedere cosa intendi con copertura, no, ricopertura, ricoprirsi, e ricoprirsi è un gergo tecnico, ok, in cui se io vendo, no, se io adesso qua avessi venduto, no, io vendo, ok, e il mercato mi sale, come si, cioè, diciamo che comprare, fare un buy, ok, comprare in stop vuol dire ricoprirsi, ok, vuol dire ricoprirsi anche comprare in long, cioè ricoprirsi vuol dire comunque comprare anche in gain, ok, ricoprirsi concettualmente è comunque chiudere la posizione che hai, e se ovviamente tu hai venduto, le ricoperture in stop che si trasformano in acquisti fanno risalire il prezzo verso l'alto, ovviamente, ok. Quindi se invece noi troviamo su una discesa che persone hanno acquistato in maniera importante, la rottura dei minimi potrebbe causare che queste persone che hanno comprato, siccome non sanno dove il prezzo potrebbe fermarsi, cominciano a vendere ovviamente per disfarsi delle posizioni che hanno preso ad un certo livello, e disfacendosi delle posizioni ovviamente devono vendere, vendono a qualsiasi prezzo, non è che si mettono lì in vendita e sperano che qualcuno glieli compri, no, vendono a qualsiasi prezzo, vendendo a qualsiasi prezzo in maniera aggressiva fanno ovviamente scendere il mercato verso il basso. Vedete che il prezzo, vedete come il prezzo, calmo, tranquillo, un tick, due tick, e loro continuano a vendere, loro boom, su, finché a un certo punto vedrete, nuovi massimi, 4162, ok, perché questo è quello che succederà fra poco. Ok, vedete, piano piano gli stanno alzando il bid, vedete il bid come si alza, e boom, eccolo qua, guarda, oh, che spettacolo, boom, scomparsa la liquidità, ah, spettacolare, bellissimo, avete visto come nuovamente, questi sono effetti, non so neanche se di ricopertura in questo momento, ma sicuramente di acquisti importanti sul mercato. Eccolo, continuano a vendere, guardate come tutte queste venditine, vedete, tutto, che sono anche, vediamo, tutte da... Aspettiamo, friggiamo un attimo, che andiamo a vedere da quanto sono queste venditine. Sono 159, 132, 158, 160, vedete, sono tutte più o meno uguali. Questi sono algoritmi, vedete, perché sono tutti uguali, vedete, 138, 158, sono tutti algoritmi questi, sono un algoritmo che continua, continua a vendere, ok? Eccoli qua, tutto, guardate, ma nonostante le vendite, guardate, boom, e comprano nuovamente, cioè, e non c'è un cacchio da fare, e non c'è niente da fare, e il mercato, vedrete che fra un po', anche da questo livello, è molto probabile che se ne tornerà, andrà ancora più su, a toccare nuovi massimi. Quindi capite benissimo che in questo momento, parte che quando non c'è volatilità, come in questo momento, vedete che volatilità non ce n'è, cioè non esiste volatilità, il prezzo praticamente è ingessato, no? È ingessato, fa due tick, tre tick in su, poi si ferma lì, poi tre tick, quattro tick in su, poi si ferma lì, quattro tick, cinque tick in su, poi si ferma lì, il mercato è ingessato. Quando non c'è volatilità non si può shortare e non si può pensare che un mercato possa andare short. Dopo vi ripeto, in questo momento, per quello che penso io, lo short non beccherà mai nessuno, a meno che, vi ripeto, non abbiate in mente che si shorti e restate lì e aspettate che avvenga il felice evento, ma non si può beccare uno short in questo momento, perché come abbiamo visto anche ieri sera sono scesi e poi recuperato tutto, quindi
ogni short è uno stop o al massimo un break even, quindi assolutamente non si può beccare uno stop, uno short in questo momento. Ecco, scusate che vado a vedere le domande, puoi spiegare le impostazioni? Allora, le impostazioni del voicing e del voice signal, cosa intendi? Diciamo che faremo un webinar, se ti interessa l'impostazione del voicing e del voice signal, abbiamo un video, penso sembra, tu sia Erasmo, vedo la foto, e abbiamo un video, e quello te lo faccio vedere, non so se c'è già anche nella nostra area personale, mi sembra, e per comunque l'impostazione del voicing e del voice signal, magari facciamo tra il gruppo dei clienti, organizziamo la settimana prossima un piccolo webinar, progettualmente su Volume Analyzer, per dare una spiegazione un po' fatta bene su quello che è proprio il Volume Analyzer. Per iniziare, che pacchetti software consigliati di prendere sul sito? Trovo i broker supportati. Allora, apriamo una parentesi per quanto riguarda le nostre piattaforme. Qua mi sa che si carica ancora il banner della prova pasquale, ma penso sia finita la prova pasquale. No, un po' di fatti non si carica. Allora, andiamo nel nostro sito, andiamo intanto a vedere, andiamo in italiano, eccolo qua, ok? Ah, abbiamo aperto anche la sezione in spagnolo. Se qualcuno interessa guardarci da parte in spagnolo. Vabbè, detto questo, insomma, allora andiamo a vedere che prodotti abbiamo, no? Allora, i nostri prodotti sono questi, Voicebook, Voicebook Pro, Voices Lite, Voices e V-Level. Lasciamo un attimo stare quello che è il V-Level, ok? Che è un software fatto per gli utenti di MetaTrader 4, che magari non sono ancora così, diciamo, affini a andarsi a spostare subito sulla piattaforma volumetrica e vogliono fare un passaggio un po' più light, e quindi abbiamo fatto, ovviamente non si vede niente, adesso vi faccio vedere cosa si vede nel V-Level, cosa si vede con il V-Level, non è ovviamente un, non so neanche se qua dovrebbe funzionare, forse qua, la cosa, perché io non lo apro, è Antonio quello che lo monitora ogni tanto. No, vabbè, comunque V-Level, insomma, è un softwareino che sulla MetaTrader vi fa vedere praticamente quali sono i livelli importanti di POC, i vari picchi, però ovviamente non c'è overflow, non ci sono tutti gli indicatori professionali ed avanzati che abbiamo sulla piattaforma. E i due prodotti, diciamo, che abbiamo sono il Voices e il Voicebook, ok? Questi sono i due prodotti che abbiamo. Allora, per capire di cosa stiamo parlando, ovviamente andiamo qua e capiamo subito di cosa stiamo parlando. Allora, il Voices, aspetta che facciamo così, intanto non interessa a nessuno. Allora, il Voices, diciamo che è questa piattaforma che vedete di destra, ok, dove noi vediamo tutto quello che riguarda, intanto cosa avevo detto dello S&P, ok, niente a fare, è naturale, vedete, entra gli acquisti e lui va su ancora. Non c'è niente da fare, e lui sale sempre, non scende, non c'è niente da fare. E guardate che bello il Nasdaq, come è salito tutto di fila, va tutto, cioè, se vi ricordate, noi abbiamo fatto l'acquisto praticamente in quest'area qua giù, eccoli qua, siamo andati qua giù più o meno, qua, nei minimi, a 9,40, guardate come è salito bello, e POC ha fatto la sua cosa, ok? Infatti io vi ho detto al POC, sarei uscito, non avrei sicuramente preso tutto il rialzo che ha fatto successivamente, assolutamente, lo avrei guardato, però sicuramente non mi sarei messo short, guardate come sta salendo, uno spettacolo, veramente bello. Quindi allora, tornando a noi, quindi Voices è questo prodotto qua, dove abbiamo i volume profile, l'order flow, eccetera, eccetera, mentre il Voicebook è questo prodotto qua, dove abbiamo l'analisi, diciamo, del book fatto in maniera dinamica con tutto quello che sono i livelli di liquidità, eccetera, eccetera. E in questo senso noi abbiamo fatto un bellissimo corso a fine marzo con Enrico Stucchi, Edoardo Burattini e Paolo Serafini, uno scorso che abbiamo avuto l'apprezzamento di parte di molte persone e siamo contenti perché abbiamo avuto la possibilità di cominciare, è stato un corso, diciamo, per principianti, però dove sono stati affrontati argomenti veramente molto importanti, perché i tre trader, i nostri tre master trader, hanno affrontato, diciamo, argomenti che hanno spaziato
da quello che è stato l'analisi del volume profile, e Paolo Serafini fa tutte le analisi di volume profile, di vuoti volumetrici, di come si possono interpretare, di dove si possono cercare le occasioni di acquisto. Edoardo Burattini poi fa tutta l'analisi per quanto riguarda l'order flow, bad ice, bad low, unfinished area, cioè insomma molto molto bello, molto importante, mentre Rico Stucchi ha fatto tutta, diciamo, una parte di come si possono avere le stesse cose utilizzando appunto il Volbook, quindi utilizzando esattamente lo strumento che state avendo qui sulla sinistra. Quindi è stato un corso spettacolare, molto bello, molto bello, insomma, che ha ricevuto il riscontro da parecchie persone, e di questo noi siamo molto, molto contenti di aver fatto un servizio, perché alla fine quello che vogliamo fare noi è cercare di dare alle persone noi non vendiamo i corsi, noi non facciamo corsi, okay? Noi vendiamo questi due bellissimi strumenti che sono la Volbook e la Voices. Però ci siamo resi conto, ormai 1 anno e mezzo che siamo sul mercato, ci siamo resi conto che effettivamente le persone, se non hanno un'adeguata formazione, non riescono purtroppo approfittare di delle informazioni che questi strumenti ti possono dare, quindi di trarre un vantaggio, okay, per il proprio trading, trarre un edge dal proprio trading, per riuscire a questo punto a cercare di tradare in maniera profittevole. Quindi è come avere in mano, che ne so, un elicottero, una Ferrari, ma non saperlo guidare. Quindi bisogna avere ovviamente anche le conoscenze adeguate per poter utilizzare le nostre piattaforme. A volte, difatti, ci chiedono: ah, vorrei provare la vostra piattaforma 1 mese, 3 mesi, e noi sempre rispondiamo: cioè, la nostra piattaforma 1 mese, 3 mesi la può provare chi già di analisi volumetrica conosce, chi già usa altre piattaforme volumetriche, ma chi non ha mai, diciamo, approcciato l'analisi volumetrica e non ha mai, diciamo, ed è nuovo in questo senso, e vuol capire e sfruttare le potenzialità di questa splendida disciplina, devi innanzitutto capire che si deve formare, e in questo senso ci sono appunto dei bravissimi formatori come Edoardo Burattini, come Paolo Serafini. Enrico Stucchi ha fatto a noi una, non fa il formatore perché lui è un trader professionista come gli altri due, però di scelta sua ha deciso di non formare, di non fare il formatore, e però a noi ha concesso, noi lo ringraziamo veramente ancora tanto, come ringraziamo Paolo Serafini e Edoardo Burattini, ci ha concesso queste 3 giornate in cui c'è stato anche trading live, di fare questa, diciamo, questo corso, e quindi è stata un'occasione veramente spettacolare. Cosa stavo dicendo? Quindi stavo dicendo che è molto molto importante formarsi prima di accedere all'utilizzo delle piattaforme, o almeno farlo contestualmente, perché se no voi rischiate di trovarvi in mano una piattaforma che vedete tutta questa bella roba, ma se non sapete dare un significato a quello che state vedendo, dopo 1 mese la buttate via e dite: ah, non serve niente, è porcheria. In realtà lo fate perché ci siamo accorti che altre persone hanno fatto questo discorso. Ma perché? Perché non avevano, cioè non sapevano cosa stavano guardando. Ok, se io non so cosa sto guardando, è inutile che utilizzi lo strumento. Quindi il percorso giusto è fare la formazione adeguata, quantomeno avere diciamo, un primo accesso a questo tipo di formazione. E questo ricordo anche che, grazie anche sempre ai nostri formatori, dei video abbiamo disponibili in caso se vi interessano le registrazioni, ovviamente hanno un costo, e possiamo far vedere. Questo, secondo noi, è un'opportunità per mettere piede nel mondo dei volumi in maniera adeguata. Ecco che allora, se cominciate a dire: benissimo, acquisto questo corso di formazione, okay, che abbiamo fatto con questi tre master trader, dove avete già una panoramica. È ovvio che non è sufficiente, okay, perché dopo bisogna approfondire, ma però già ti comincia a dare l'ABC, già cominciate a capire quando parlate di order flow di cosa si tratta, quando parlate di assorbimenti di cosa parliamo, quando parliamo di liquidità di cosa parliamo, quando parliamo di volume profile di cosa parliamo, di vuoti di cosa. Cioè, cominciamo già ad avere. Ovviamente, è come leggere e scrivere, non è che si parte, voglio dire, a scrivere, no? Subito un romanzo. Cioè, e quando siamo andati elementari, che ci hanno fatto pigiare per scrivere nelle righe di un certo tipo, poi nei quadretti di un altro, poi, e pian piano man mano che imparavamo. Quindi è un corso sicuramente fatto da 3 persone importanti e di assoluto valore, che vi permetterà intanto di capire di cosa stiamo parlando, e che vi permetterà, se acquistate le nostre piattaforme, intanto di cominciare a capire quello che state anche vedendo, e questo è importante. Poi, quant'è il periodo minimo che dovete cominciare a pensare per studiare?
Io dico un anno, perché non potete pensare, cioè, ma un anno è proprio il minimo, ok? Il minimo sindacale, perché in un anno cominciate e con il corso e con le piattaforme e magari cominciando ad approfondire facendo anche qualche altro corso, sempre con i nostri master trader, ok? E cominciate a acquisire ancora più, diciamo, padronanza dello strumento e di quello che è l'analisi volumetrica. Questo è il concetto che vi deve essere molto chiaro, entrare molto bene in testa, ok? Ed è di assoluta importanza. E dopodiché, tornando a quello che è il nostro sito, ovviamente, dopo, in base a quella che è, ovviamente, io, come vedete, utilizzo entrambi gli strumenti perché per me è importante capire, come avete visto prima, sullo Standard & Poor's, e lo vediamo con il VoIBook Pro, se c'è la presenza di un iceberg che mi va a fermare il movimento del prezzo, quindi metterla in correlazione intermarket. È ovvio che rischiate, unendo le cose, di fare un po' troppo. Quindi il nostro consiglio è quello di cominciare con la Voices, ok? I primi 6 mesi. E allora uno fa 6 mesi, comincia con la Voices, comincia a guardare l'order flow, eccetera, eccetera, eccetera. Boh. E poi comincia a guardare anche il VoIBook Pro. Dopo 6 mesi comincia ad inserire dentro anche il VoIBook Pro, comincia a vedere come si muove il mercato in base alla liquidità, eccetera, eccetera. Adesso faremo anche un webinar. Quando è che facciamo il webinar con Enrico, Antonio? Il 28 di aprile, 28 di aprile, sempre grazie ai nostri formatori, appunto, ai nostri master trader, no, scusate, ai nostri master trader, il 28 aprile, e comunque vi daremo notizie e ragguagli più precisi, il 28 aprile terrà un webinar con la VoIBook, quindi lì avrete maniera di vedere, appunto, l'esperto in assoluto, Enrico Stucchi, ok? Il nostro trader Enrico Stucchi, che lui veramente è un conoscitore, un utilizzatore spettacolare lui trada solo usando la VoIBook, quindi vi dico solo questo, quindi lui no, perché lui già vede quello che deve vedere nel VoIBook, il 29 di aprile, scusate, che è sempre di giovedì, e quindi per farvi capire, ma ovviamente parliamo di un trader che ormai, voglio dire, potrebbe tradare anche ad occhi chiusi, nel senso, cioè, però per farvi capire, a lui si trova bene con la VoIBook, anche perché, vi ripeto, è una maniera di vedere le stesse cose, ok? Cioè, quello che noi vediamo qua è la stessa cosa che si vede qua, ok? Ovviamente in maniera differente, perché qua io riesco a vedere in maniera ancora più granulare qui, cioè se io qua vado a vedere che ho avuto un assorbimento, come vediamo qua, non responsive, io qua la vedo molto più granulare, riesco a capire molto meglio come è stato fatto questo assorbimento, questa responsive. È ovvio che agli occhi di un trader poco esperto, intanto l'S&P cosa continua a fare? L'S&P è piano piano e vendono e comprano e comprano e comprano e intanto su, intanto su, intanto su. Cioè, non è che cioè, è sempre su, eh. La direzione è sempre a, per farvi vedere. E quindi riesce a tradare esattamente perché, vi ripeto, le informazioni che riusciamo a vedere qua tramite gli strumenti sono le stesse. Poi qua comunque abbiamo anche la possibilità, adesso vi faccio vedere, di avere anche il Bidask, ok? Quindi una specie di footprint temporale del momento che ci vede, cioè ci sono veramente tantissimi, tantissimi strumenti qua che, voglio dire, insomma, dopo, insomma, ci si può sbizzarrire veramente in maniera importante, insomma, questo assolutamente. Ecco, per dirvi, insomma, ecco, quindi il concetto è questo, questa è la strada che io e che noi vi consigliamo di fare. Ovviamente, vi diciamo che dovete mettere in conto che fare il trader è un mestiere difficile, fare il trader non è un mestiere che uno, purtroppo io vedo tanti scalzacani, io li chiamo così, tante persone che sono degli imbonitori e fanno credere che fare trading sia il mestiere più facile del mondo. No, fare trading è uno dei mestieri più difficili da fare al mondo, è sicuramente bellissimo, molto avvincente, molto appassionante, però come tutte le cose bisogna affrontarlo e bisogna capire che ci va studio, ci va abnegazione, ci va dedizione, ci va disciplina, ci va molta pazienza e ci va del tempo. Non potete pensare che una cosa che vi può dare, voglio dire, dei soldi, che può diventare la vostra attività, che in 3 settimane, in un mese, in 2 mesi voi la fate. No, scordatelo, è una cosa che non è possibile, non potrà mai essere, perché non c'è nessuna cosa al mondo
okay, a livello professionale, di attività professionali, che vi permetta di fare una cosa di questo genere. Allora, se non c'è nulla che vi permette di fare questo genere, perché il trading dovrebbe farlo? Okay? Quindi fatevi questa semplice domanda quando vi dicono: ah, fate un corso e con il corso impari a tradare. Fatevi questa semplice domanda. Se c'è un qualcosa nella vita, ok, un qualcosa a livello professionale, che solo facendovi un corso o due corsi, voi dal giorno dopo riuscite a fare di questa la vostra attività. Quindi non c'è neanche il corso per cucina che fate da appassionati, perché anche il corso, il più semplice e banale corso per cucina che fate da appassionati, implica comunque che poi quando andate a casa voi vi cominciate a mettere là sui fornelli, con le padelle, a provare, bruciate una volta, bruciate due, una volta non vi fa bene, e la seconda volta non vi fa male, eccetera. Io penso, a me piace per esempio fare il pane, i lievitati, queste robe qua. Cioè, i lievitati sono qualcosa, voglio dire, di assurdo, eh. Cioè, per imparare a far lievitare bene un pane, non so quante prove ho fatto. Cioè, una montagna e non lievitava, e veniva dentro, e non faceva le bolle dentro, e restava duro, e restava qua. Cioè, per una cazzata, per un pezzo di pane. Cioè, che parliamo di una roba talmente banale, si pensa che metà basta, no? Eppure, anche per fare il pane, bisogna studiare. Per fare un lievitato, un assurdo lievitato. Per fare una crostata, una semplice crostata di mele, bisogna sapere benissimo come si fa la pasta frolla. Perché se tu fai e la temperatura deve essere esatta, giusta, perché se tu fai una pasta frolla con la temperatura che non è esatta, usando magari degli attrezzi che sono caldi, eccetera, eccetera, ti viene fuori una pasta frolla che non ha nulla di frolla. Ma ti ingosti, te la devi mangiare con latte. Ok? Quindi c'è anche una banalità di questo genere, comunque bisogna di studio, di prove e di tempo. Allora, cioè, ok, quindi qualsiasi cosa, voglio dire, quindi qui, siccome non parliamo di banalità, ma parliamo di cose molto serie e molto difficili, ok, dove ci mettete i vostri soldi, quindi in base a questo dovete capire che vi dovete impegnare a studiare e ad affrontare un percorso di studio, ok, e di formazione e di pazienza e dedizione, quello che fate, molto importante. Questa è la cosa che vi dovete mettere in testa. Se avete capito questo, avete delle possibilità che il trading possa un giorno per voi diventare un qualcosa di profittevole. Se non avete capito questo e pensate che il trading sia come andare a mangiare un gelato in gelateria, è meglio che cambiate subito strada, perché non è la vostra strada. Bene, andiamo giù, vediamo le altre domande che c'è. Mi hai già risposto. Come mai c'è una daily live stream? No, non so cosa sta dicendo Psycho. Psycho, secondo me, non lo so cosa sta dicendo. Vabbè, sono dovute gli short e anche le call vendute. Bah, Paolo Rossi, le ricoperture sono dovute. Ti ripeto, ci possono essere ricoperture. Solitamente si parla di ricoperture quando la gente si ricopre perché ha fatto uno short, perché ha fatto, cioè si ricopre dalla perdita, ok? Dalla posizione in perdita. Ma io adesso non sono così esperto da poterti dire, però ecco, se io adesso qua vendo e poi metto un stop qua, vuol dire che mi sono ricoperto, punto. Cioè, ho ricoperto la mia posizione, l'ho chiusa e sono a zero, punto. Ah, guarda, Enrico Stucchi, guardate, eccolo qua, ha lasciato un messaggio e lo salutiamo perché sta seguendo la live. Eccolo qua, Enrico Stucchi ci ha confermato, ci ha anche detto basta complimenti. No, dai, non sono mai troppi complimenti. Per gente come voi, ti ripeto, io l'ho seguito tutto il corso e veramente mi sono divertito. No, vi dico solo una cosa, io vi dico solo una cosa, e qua, ma vorrei farvi vedere i messaggi, non ve li faccio vedere, vi dico solo una cosa. Enrico ed Edoardo e Paolo, sapete cosa mi hanno scritto? Mi hanno scritto, Rodolfo, mandaci la registrazione, tutti e tre, mandaci le registrazioni per piacere, perché mi voglio rivedere la parte di Paolo, di Edoardo, oppure di Enrico e di Edoardo, oppure di, ok, cioè, hanno voluto loro stessi le registrazioni per rivedersi quello che hanno detto gli altri due trader che hanno partecipato al corso. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, questo vi deve far capire che anche queste persone che sono già arrivate sanno tradare, ok? Cacchio, vogliono vedere le registrazioni di quello che hanno detto gli altri, per capire anche perché c'è sempre da imparare, perché da altre persone che fanno i trader di mestiere, cazzo, se questi hanno delle altre strategie e vedono il mercato anche in un'altra maniera e comunque sono profittevoli, hanno voluto vedere le registrazioni, gli ho detto, ho dovuto dare le registrazioni, giusto? Perché hanno voluto rivedersi cosa hanno, cioè le tecniche, le spiegazioni che hanno fatto, cioè, quindi capite l'umiltà di chiedere
e di far vedere che nel nostro gruppo che abbiamo creato, di chiedere: oh, ragazzi, voglio vedere le vostre decisioni perché voglio rivedermi bene le spiegazioni su qua, su di là. Cioè, questo è umiltà. Così si cresce in borsa e si può arrivare a guadagnare, ok? Perché c'è umiltà e perché c'è sempre da imparare. Ma avete capito? Gente che fa il trader da 20 anni, eppure vogliono rivedersi le situazioni per capire, imparare bene cosa hanno spiegato gli altri. Quindi io vi dico, io l'ho guardato anch'io questo webinar, mi è piaciuto tantissimo, me lo sono riguardato anch'io e vi dico, questa è la realtà dei fatti, bisogna studiare sempre. Va bene, ok, vedo che ci siamo, insomma, siamo arrivati alla fine del nostro webinar, non mi dilungo oltre. Se non ci sono altre domande in merito, tanto qua il nostro Nasdaq continua a salire, imperterrito, eccolo qui. Enrico ci dice che sta preparando la scaletta del webinar del 29 aprile, benissimo. Io, ragazzi, se non ci sono altre domande, saluto tutti quanti, ringrazio di essere stati con noi. Per qualsiasi info per quanto riguarda le piattaforme, ok, potete scriverci una mail qua nel nostro sito, comunque la trovate. Comunque per qualsiasi info trovate su un contatti, eccolo qua, la nostra mail è info@volumetricatrading.com, ok? Quindi qualsiasi informazione abbiate bisogno, c'è tutto. Poi ricordo che nelle nostre piattaforme abbiamo tutti i video tutorial in italiano, abbiamo l'assistenza online, insomma, abbiamo tutto quello che c'è bisogno, non c'è problema. Quindi siete con noi, siete, diciamo, dal punto di vista dell'azienda che vi fornisce uno strumento e l'ambiente adeguato, siete in una botte di ferro. Poi, come giustamente si hanno detto anche gli altri, il resto ce lo dovete mettere voi. Grazie, grazie a tutti e una buona serata a tutti quanti. Grazie ancora e grazie Enrico di essere stato con noi.